prestazione importante contro una squadra veramente forte. Sapevamo che loro a livello di palleggio ci avrebbero un po' correre, è evidente che però si scoprivano un po' dietro. E quindi poi siamo stati bravi, secondo me, a interpretare la partita, indirizzarla dove volevamo. Mi è piaciuto anche lo spirito perché credo che una partita così non si porta a casa se con tutti i giocatori sei sul pezzo e hai voglia di soffrire, voglia di non subire niente, perché alla fine, conti fatti, abbiamo subito un po' di possesso palla, però sto portiere non ricordo delle parate particolari, quindi bene così. Il fatto della classifica, non la guardavo prima, non la guardo oggi, voglio guardarla più avanti. Adesso in questo momento pensiamo a lavorare, lavoriamo con più serenità. Nel complesso tutti i giocatori si sono mossi bene, siamo stati un orologio in fase difensiva. Oggi anche tanti giocatori che magari non ce l'hanno per caratteristiche, oggi si sono prodigati nella fase difensiva e quindi questo fa sì che magari concediamo un po' di campo, però poi le nostre caratteristiche va anche bene qualche volta avere un po' di campo poi da attaccare. Visto Piccinocchi un po' più libero di testa, stava anche un po' meglio fisicamente, insomma, sono entrambi ottimi giocatori con caratteristiche diverse, a mio avviso. Uno è un po' più fisico, l'altro è più metronomo per caratteristiche, possono giocare insieme, l'hanno già fatto, l'hanno fatto bene. Quindi è importante, come ho detto tante volte, cercare risorse nel gruppo, credo che sia un po' il nostro segreto. Il tifo nostro è impressionante, l'ho sempre detto dal primo giorno che ho messo piede qua. Sta avverando quello che volevo. Cerchiamo di proporre un calcio che possa farli divertire. Ancora siamo indietro da quel punto di vista, secondo me abbiamo molto margine, però rendendo conto che il gruppo viaggia nella stessa direzione. Quello che vogliamo tutti è solamente il bene dell'Ascoli. Vivere bene, star bene, vedere i nostri tifosi felici, credo sia il massimo. Lo è anche il nostro presidente, che è il nostro presidente, insomma, è un presidente unico. Mister, lei è anche uno studente modello, che ha superato a pieni voti il corso per allenatore UEFA Pro. Sì, è una piccola soddisfazione, diciamo, dopo un anno di percorso, sicuramente prendere 110 su 110 è stata una bella sensazione.